sottosegretario napoletano alla pubblica istruzione. Si tratta di Marco Rossi Doria, famosissimo a Napoli come maestro di strada. Una nomina che ha reso felice Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico. Te l'aspettavi? Ma devo dire che era nell'aria perché Monti doveva scegliere tra i tecnici, e devo dire che la scelta di un tecnico come Marco Rossi Doria è una scelta per me importante per la scuola del Mezzogiorno, per la scuola napoletana, ma in modo particolare per la scuola degli ultimi. Marco ha dedicato, non soltanto col progetto Chance, ma con il lavoro che sta svolgendo ormai da qualche anno a Trieste, ha dedicato, diciamo, alla scuola della seconda opportunità tutta la sua vita e tutta la sua passione. È una competenza questa che io penso potrà portare buoni risultati alla scuola in generale e alla scuola napoletana in particolare. Io l'ho rivisto il mese scorso per il convegno organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno e da Save the Children proprio sull'istruzione come strumento per l'inclusione sociale, e devo dire che già in quella sede io gli avevo espresso la mia tristezza di questa sua lontananza dalla scuola napoletana, dalla scuola campana e in modo particolare dai temi del Mezzogiorno. Invece la sua presenza lì, sempre con grande attenzione e competenza, proprio discutendo sul Mezzogiorno, ci ha dato il senso che probabilmente qualcosa stava cambiando. Dovrà contribuire insieme al Ministro a rimediare a quelli che sono stati definiti i guasti della gestione Gelmini. Ma non lo so quanto tempo occorrerà per rimediare a quei guasti che sono terribili, cioè la scuola italiana è stata proprio minata nelle sue fondamenta, sono state minate riforme importanti che si erano ottenute, come la 148, che era la riforma della scuola elementare che ci invidiava tutta l'Europa. Si è fatto un gran parlare della non necessità di 3 insegnanti su 2 classi, quindi del famoso modulo, il ritorno al maestro unico, quindi un ritorno a un passato. Insomma, la cosa che più ha sconvolto, diciamo, del governo Gelmini dell'istruzione è che non c'era in nessuno dei suoi provvedimenti un pensiero pedagogico, e la scuola è essenzialmente pedagogia, è essenzialmente, diciamo, quella capacità di calare tutti i provvedimenti tenendo conto che stiamo parlando di istruire, educare e formare le nuove generazioni. Ecco, giudizio ancora sospeso sul governo Monti, in quanto ancora non si conoscono le misure che adotterà per fronteggiare la crisi. E si può però esprimere un giudizio su questa singolare maggioranza che sorregge il governo, ciascuno per sé, tante isole, 3 blocchi, centro-sinistra, centro e centro-destra sorreggono Mario Monti, il governo di Mario Monti, ma non c'è una comune linea politica, ciascuno sta per sé. Ma devo dire che il centro-sinistra nel sostegno a Mario Monti è compatto, come d'altra parte è compatto il centro. Invece devo dire che la destra, io non la chiamerei manco più centrodestra perché non si capisce bene ormai che cosa è rimasto di questo centrodestra, è rimasta da sola Forza Italia in effetti, quindi il PDL, senza più la Lega, quindi la Lega è l'unico partito che è andato all'opposizione, quindi diciamo è da parte loro che c'è un po' di confusione. Da parte nostra non c'è confusione, noi sappiamo bene, io penso che il Partito Democratico con tutto il centrosinistra hanno dato al Paese forse il più grande esempio di responsabilità nei confronti del Paese. Ormai lo dicono tutti i sondaggi, anche quelli ultimi di ieri sera ci dicono chiaramente che se fossimo andati alle elezioni sicuramente Bersani sarebbe stato il Presidente del Consiglio. Ma la domanda che ci siamo posti: era utile in questo momento avere una forzatura e un governo politico nel senso, diciamo, puro del termine, mentre occorreva invece un momento, insomma, di grande solidarietà di tutto l'arco costituzionale, perché la crisi che sta attraversando l'Europa, ma la crisi che sta attraversando il mondo, è una crisi molto complessa, molto difficile, e probabilmente i partiti, non tanto la politica, devono fare un attimo un passo indietro, ricercare la coesione e forse e avvalersi anche di quelle personalità. Io non sono una che ama, diciamo, l'accademia che si sostituisce alla politica. Io penso che quando l'accademia si sostituisce alla politica perde sia l'accademia che la politica.
ma questo è un momento diverso da tutti quanti gli altri, per chi ha conoscenze storiche, insomma, mi viene da ripensare alla crisi del 29, a quello che è seguito alla crisi del 29, i governi totalitari, la guerra, insomma è una situazione veramente difficile, e nelle situazioni difficili probabilmente le migliori menti, anche se tecnici, devono mettersi al servizio del paese per trovare le soluzioni insieme alla politica. Ecco, Silvio Berlusconi ha ritrovato la voce in occasione dell'assemblea del soggetto politico di Carlo Giovanardi. Carlo Giovanardi, ricordiamolo, il politico centrista proiettato nel secolo scorso, proiettato culturalmente nel secolo scorso. E Berlusconi è tornato a parlare dei comunisti, bisogna fare la lotta ai comunisti. Ma io penso che viva di incubi del passato Berlusconi, che debba svegliarsi veramente una volta e per tutti dai suoi incubi e dai suoi sogni. I comunisti non ci sono più, per alcuni verrebbe da dire purtroppo, per altri va bene così, insomma. La storia ha fatto tanti passi avanti, il Partito Comunista si è sciolto ormai da tanto tempo, è diventato PDS, è diventato DS, è diventato PD, quindi ha avuto la capacità di misurarsi anche con i cambiamenti culturali, con i cambiamenti del paese, e di apportare quelle giuste modifiche che un partito di massa, un partito che vuole rappresentare, diciamo, buona parte del paese, deve avere la capacità di fare. Altri invece sono fermi. Io penso alla nascita del Partito Democratico. Il Partito Democratico era già nato senza che forse lo sapessimo, perché diciamo queste alleanze erano già nell'Ulivo, erano già esperienze. Il Partito Democratico in effetti sancisce in effetti questo lavoro d'insieme, questo lavoro di collaborazione. Dall'altra parte invece penso che non ci sia stato nessuna capacità di leggere le trasformazioni e neanche di leggere la storia. Vabbè, ma sulla storia io penso che Berlusconi debba prendere delle serie ripetizioni. Lui insiste, dice, parlando di scuola, dice sì, non esiste più il Partito Comunista, esistono i democratici del PD, comunque restano comunisti dentro. Ma tutta questa paura dei comunisti, ogni volta che lui li evoca è come se fossero io ricordo ancora quando Berlusconi disse che la stampa era comunista, la scuola era comunista, l'università era comunista. Allora io mi sono chiesto, ma com'è che questo ha vinto le elezioni con tutti questi comunisti in circolazione? Probabilmente non è proprio così, per questo le dicevo, è forse il caso che prenda qualche ripetizione di storia. Veniamo ai fatti della regione. È la stagione del bilancio, quali sono i principali nodi? Ma i principali nodi io penso che stiano proprio nelle politiche sociali, in quelle politiche che devono sostenere le fasce più deboli della nostra regione. C'è stato nei giorni scorsi un allarme dell'assessore Ermanno Russo che diceva saranno ancora tagliati i fondi. Io non so se è stato un campanello d'allarme che lui ha voluto accendere prima che si entri nel vivo della discussione del bilancio, o se ha voluto, come si suol dire, mettere le mani avanti preannunciando i tagli che ci saranno. Su questo noi come centrosinistra daremo fortemente battaglia, perché riteniamo che se in questa regione non si sostengono le fasce deboli, diamo soltanto più spazio alla camorra, alla criminalità, mentre dobbiamo cercare di risanare la nostra realtà a partire sicuramente dai più deboli. Buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.